e passa in vantaggio con Beccalossi dopo un angolo battuto da Pasinato. È un gol da campione, certo in questi casi i super pignoli vanno a cercare le colpe della difesa, ma non c'è dubbio che Beck abbia compiuto un piccolo capolavoro. Beccalossi, a dire il vero, non è stato, come potrebbe far credere il suo bottino personale, il più interista di tutti. Così, prima Albertosi se la cava nei confronti di Muraro, poi questi, irriducibile, serve Beccalossi e un talento come il suo, persino sprecato, per fare un gol così facile.